Grazie Alfredo, grazie a voi. Nel mio curriculum si è dimenticato una cosa, il Comitato per l'Islam Italiano, al Ministero dell'Interno, dove abbiamo collaborato purtroppo per poco, un'esperienza straordinaria ed è stato secondo me uno dei pochi momenti in cui in Italia si è cercato di affrontare la tematica Islam in maniera intelligente e sana, senza pregiudizi e quant'altro. Rimangono tutte le nostre proposte e rimangono agli atti. Veniamo al titolo. Il titolo certamente non è positivo e non lascia ben sperare, anche se vedremo qualche spiraglio di luce, lo troveremo. Donna violata e ferita nel mondo islamico. Proprio in nome di quelle regole, di quei dettami della Sharia, il diritto islamico, in base al quale i diritti nell'Islam, i diritti della donna, ma i diritti umani in generale, sono dei diritti sino a quando non superano i limiti posti da Dio. Questo cosa significa? Significa che la donna ha diritto di essere un essere umano fino a quando non chiederà di valere quanto l'uomo, fino a quando non risponderà ad alcune regole religiose, talvolta religiose che giustificano delle tradizioni. Quindi è un mondo dove purtroppo tutto è relativo e il relativismo islamico è qualcosa di incredibile, lo si vede appunto applicato ai diritti della donna, lo si vede anche nelle dichiarazioni di condanna del terrorismo, dove quando si condanna il terrorismo dice sì, condanniamo il terrorismo, però quanto accade in Israele, gli attentati suicidi, beh, non è terrorismo, ma sono resistenza e quindi leciti. Ecco, è in questo contesto che ci muoveremo. Ovviamente noi vedremo degli stati dove la Sharia viene applicata in maniera diversa, con delle sfumature, ma tutti i casi in cui la Sharia sottende, diciamo, a tutto. Vorrei iniziare con una citazione, ed è una citazione di un personaggio poco noto in Occidente, ma poco noto anche nel mondo islamico. Lui si chiama Gamal al-Banna, questo cognome al-Banna riporta il fondatore dei Fratelli Musulmani. Ebbene, lui è il fratello minore di Hassan al-Banna, che è venuto a mancare lo scorso dicembre alla veneranda età di 90 anni, e lui è stato uno straordinario riformista all'interno della teologia islamica. È riuscito a proporre un'alternativa interna per adeguare per quanto possibile l'Islam ai diritti umani. Lui ha scritto dei testi straordinari, tra cui uno di questi è quello citato, questo è la donna musulmana tra la liberazione del Corano e le restrizioni dei giuristi, ma soprattutto lui ha scritto un saggio nel 2003 intitolato Il velo, straordinario, parlando di velo integrale. Lui lo definiva il niqab, no? Il velo totale, lo definiva crimine contro l'umanità, senza se e senza ma. Per quanto riguarda il hijab, il foulard, lui diceva serenamente, se lo definite islamico, non è islamico, perché nel testo coranico non c'è alcuna giustificazione, nessuna motivazione a questo tipo di velo, io lo accetto nel momento in cui sono sicuro che la donna lo ha scelto. Quindi è stato un pensatore sconvolgente e anche molto coraggioso, che non è stato, diciamo, diffuso a livello di pensiero nel mondo islamico, ma non è stato neanche attaccato, forte nell'essere il fratello di. E lui in questo testo scrive: qualsiasi progetto di rinascita della nazione islamica deve obbligatoriamente porre al centro la condizione della donna al fine di liberarla dal fardello e dai ceppi che l'ha imposto la società, di modo che possa diventare un essere umano libero che partecipa con i connazionali alla costruzione della nazione in quanto donna avente diritti e doveri,
Così come lei adempie a doveri verso la società, così la società deve concederle e riconoscerle tutti i diritti. E Gamal Barna, quando parlava di diritti tu cur. È proprio usando degli escamotage tante volte, perché diciamo, adeguare il diritto islamico ai diritti umani è un'impresa da vetri scivolosi e insaponati e cercare di arrampicarsi, ma molto abilmente, e essendo un profondo conoscitore dei testi, c'era riuscito. Ma l'11 novembre 2013 viene pubblicato un sondaggio di cui si è parlato abbastanza, stilato dalla Thomson Reuters Foundation, sui diritti delle donne nel mondo arabo nel periodo successivo alla cosiddetta, e sottolineo cosiddetta, primavera araba. Ed è molto indicativo, perché se noi andiamo a vedere, tra le peggiori nazioni per le donne, qui si parla di mondo arabo, arabofono, quindi non islamico, noi al panarino di coda abbiamo l'Egitto, poi abbiamo l'Iraq, l'Arabia Saudita, che come vedremo, non è, come già stato accennato, non ci stupisce, abbiamo la Siria, che a livello di diritti umani in generale, vista la situazione in cui verte, è veramente, si trova in condizioni disastrose, quasi da non ritorno. Poi a seguire paesi come lo Yemen, che vedremo, diciamo, è scontato. E per quanto riguarda i paesi colpiti dalla primavera araba, invece troviamo la Tunisia, che regge al sesto posto tra le nazioni dove le donne vivono meglio nel mondo arabo. E ci sono dei motivi, c'è un motivo per cui la Tunisia ha retto, mentre l'Egitto no. Quindi, come vi ho detto, su Arabia Saudita e Yemen non ci stupiamo. Come accennava Alfredo poco fa, in Arabia Saudita le donne stanno combattendo, e questi sono i simboli, sono i manifesti della campagna per ottenere il diritto a conseguire una patente e a guidare in Arabia Saudita, ma non solo, non è soltanto un diritto a guidare, è un diritto che io spesso dico a diventare persone, a essere considerate persone, perché come specifico la vita delle donne dipende totalmente dai loro guardiani, e il guardiano può essere il marito, il padre, il fratello, ma può essere anche un figlio sedicenne che può stabilire se la madre può abbandonare il paese, può aprire un conto in banca, può ottenere la carta d'identità, no? La semplicissima carta d'identità. E di qualche mese fa l'abolizione, che è stata data come una notizia straordinaria, del fatidico SMS che veniva inviato al guardiano di una donna nel momento in cui lei si recava in aeroporto per partire da sola. E questa regola poi vale per le donne fino ai 45 anni. Comunque, questo dimostra che essere donna in un paese dove il Corano è la Costituzione e dove il diritto islamico viene applicato nella sua versione più integrale, più letterale, più conservatrice, non è difficile, è quasi impossibile. Questa mattina con i ragazzi a Brindisi abbiamo visto insieme il film La bicicletta verde, dove si narra proprio la storia di una bambina, simbolo ovviamente, che lotta non per, ovviamente non per poter guidare, ma per avere semplicemente una bicicletta. Ed è un film che vi consiglio, se non l'avete ancora visto, perché fa capire quale sia la problematica dell'essere donna in un paese come l'Arabia Saudita, uno di quei paesi dove io l'ho anche fotografato lo scorso ottobre, si festeggiavano gli 80 anni di relazioni diplomatiche tra l'Italia e l'Arabia Saudita, e Roma era tappezzata, letteralmente tappezzata,
di manifesti che celebravano questa ricorrenza, e in fondo al manifesto veniva scritto: Arabia Saudita, terra della storia e del dialogo. Noi sappiamo anche che un cristiano non può recarsi né alla Mecca né a Medina, i cristiani in Arabia Saudita non possono neanche indossare una croce. Facevo riferimento questa mattina, le ragazze sono rimaste molto colpiti, gli studenti di questo, al caso di un blogger saudita, Raif Badawi, trentenne, che attualmente è in carcere, condannato per il momento solo, e il solo tra virgolette ovviamente, a 3 anni di prigione e a 700 frustate per aver twittato dei contenuti considerati oltraggiosi dell'Islam. Teniamo presente che lui, che è il fondatore di una rete di sauditi liberali, nel 2003 ha rilasciato un'intervista in arabo dove diceva chiaramente: io non sono contro la mia religione, io non sono contro l'Islam, io sono contro l'ideologia wahhabita, ovvero l'ideologia diffusa in Arabia Saudita. E qui abbiamo capito qual è il problema, perché è finito in carcere. Ma qualche giorno fa io sono riuscita a ottenere dalla moglie le 44 pagine della sentenza, e tra le accuse rivolte a Raif Badawi, oltre a quella che adesso devono avvalorare, l'accusa che dovrà confutare di apostasia, per la quale in Arabia Saudita è prevista la morte, quindi la pena capitale, tra le accuse c'era anche un click su Facebook, un mi piace su Facebook in un sito cristiano. Quindi questa è, per cui questo ci spiega come in questo mondo, quando parliamo di donna, di fatto noi parliamo dell'altro in generale, no? Che è l'altro donna, l'altro cristiano, l'altro ebreo, ma è anche il musulmano, come questo ragazzo, che la pensa in maniera diversa rispetto a quello che viene considerato l'unico vero Islam, che poi di fatto non esiste. Questa è una vignetta molto, perché poi riescono anche a fare ironia su questa questione. Questa è una vignetta, tra l'altro, pubblicata su un quotidiano in lingua inglese in Arabia Saudita, per cui si riesce ancora a scherzare su driving licenses. Quindi vogliamo la nostra patente, ovviamente il gioco è in inglese, riesce benissimo, su licenses e licensures, women, donne licenziose. E sono tantissime comunque le vignette che vengono pubblicate su questa questione, ma anche perché non viene poi considerata così, è quasi un gioco, ma non è pericoloso. Quello che è interessante è vedere invece come le attiviste saudite, in maniera molto intelligente, abbiano elaborato lo scorso settembre 2013, il comunicato che avviava la campagna La guida della donna, sottolineando immediatamente una scelta non un obbligo. Leggeremo in parte questo comunicato, perché fa capire come in paesi come l'Arabia Saudita le donne stiano utilizzando quelli che poi in diritto islamico vengono chiamati, ed esistono, le astuzie legali, i sotterfugi, gli escamotage, per arrivare ad ottenere dei diritti semplici e sacrosanti come quello, diciamo, di poter guidare. E vedremo, leggendo, che queste donne da una parte usano lo strumento della religione, quindi si rivolgono ai conservatori che non le vogliono alla guida con gli strumenti che loro usano, perché ovviamente tutto in Arabia Saudita deve essere motivato da un versetto coranico, da un commentario coranico, dalla tradizione islamica e quant'altro, e loro giocano su questo e usano anche un po' di ironia e anche delle minacce, vedremo alla fine.
Campagna popolare rivolta alle cittadine e ai cittadini. Considerato l'acceso dibattito negli anni scorsi circa la questione della guida delle donne, abbiamo deciso di affrontare la questione e di chiedere quanto segue. Tra l'altro, il divieto alla guida in Arabia Saudita non è da sempre, è dal 1992, quando l'allora Gran Mufti di Arabia Saudita emise una fatwa stabilendo che da quel momento le donne non potevano guidare, perché era espressione della loro autonomia e della loro indipendenza. A seguito dei mutamenti a livello regionale e internazionale di quanto sta accadendo nel mondo moderno, che assiste a rapidi cambiamenti in campo economico, sociale e culturale, considerato che siamo parte integrante e fondante di questi raggiungimenti globali, mossi dal desiderio di progresso e cambiamento per conseguire un'umanità migliore e una nazione migliore, ebbene, riteniamo che non esista alcuna giustificazione valida perché lo Stato vieti alle proprie cittadine adulte che sanno guidare di guidare. Riteniamo necessario che si trovino le modalità adeguate per fare sì che le cittadine possano richiedere e conseguire la patente di guida. In primo luogo devono poter sostenere l'esame di guida, perché solo così otterranno la patente. Solo così si avrà un pari trattamento di uomo e donna. Oggi come oggi le saudite che hanno la patente o l'hanno conseguita prima del 92 oppure si recano in paesi come il Bahrain, come il Kuwait, i paesi del Golfo limitrofi, conseguono la patente e se la tengono praticamente in tasca. Punto 2. E qui veniamo all'affondo teologico. In modo particolare, perché questo progetto si muove al di là della visione formale controversa che coinvolge la società, poiché il problema non è certo un veicolo con all'interno una donna, bensì si tratta di ammettere e garantire a metà della società un diritto naturale che il creatore ha concesso ai suoi fedeli. Si tratta di riconoscerne il diritto legale e civile di seguire eventi e sviluppi, così come le donne, a tempi del profeta, potevano cavalcare cavalli e cammelli per spostarsi e viaggiare. Loro sono forti del fatto che, ovviamente, nel testo coranico, nel VII secolo d.C., non c'era più riferimento all'auto e neanche ai cammelli, per cui nessun riferimento di questo genere. Ma la tradizione islamica, la biografia del profeta, ci dice che si era sposato una donna d'affari in primo matrimonio, l'anziana Khadija, che era una donna autonoma e indipendente. Ma soprattutto la tristemente nota Aisha, perché vedremo, è l'esempio della giovane moglie sposata da Maometto tra i 7 e i 9 anni, ad essere d'esempio per giustificare il matrimonio delle bambine. Aisha di fatto ha assistito alla quella che viene chiamata la battaglia del cammello dopo la morte del profeta, che poi ha causato, è stata lei a provocare la grande scissione tra sunniti e sciiti, quindi insomma era una donna forte. Si chiama proprio battaglia del cammello perché Aisha avrebbe assistito alla battaglia dal cammello, per cui ci sono delle testimonianze della tradizione di mogli di Maometto che a modo loro guidavano. Quindi guidare è un nostro diritto fondamentale che risponde alle esigenze dell'epoca in cui viviamo. Inoltre non esiste un solo testo nella tradizione islamica, un impedimento legale, che ce lo vieti. Anche se vi sono state giustificazioni a siffatto divieto, ebbene, questi discendevano da usi e costumi che non sono un diretto ordine di Dio, anche perché, diciamo, in Arabia Saudita e per il diritto islamico diventa legge solo un diretto ordine di Dio, cioè solo se è esplicitato chiaramente nel testo coranico oppure nei detti e fatti di Maometto. E questo non c'è. Quindi, primo punto a favore delle attiviste saudite, che non escono quindi, diciamo, dal seminato islamico, dicono no, è l'Islam, è la storia dell'Islam, la tradizione islamica che ci consentirebbe di guidare, siete voi che ce lo impedite. Per questa ragione reputiamo che dibattere e discutere circa la liceità della guida della donna possa essere messo a tacere solo attraverso una decisione forte che sancisca quanto abbiamo chiesto al punto 1. Ricordiamo che le donne non saranno costrette a guidare qualora non lo vorranno. Qualora lo Stato decidesse di consentire alle donne di guidare, ciascuno di noi potrà liberamente decidere se vorrà farlo o meno. È lo stesso ragionamento che Gamal Albanna fa per il velo. Quindi non è un obbligo di non portare il velo, ma è la libertà di poter scegliere
se indossarlo o meno, e loro lo ribaltano sulla guida. 3. Il rinvio di fatta questione, qui è un affondo politico, e vi spiego perché, sino a quando verrà raggiunto il consenso sociale, ha portato solo ad ulteriori divisioni e non è certo sensato né logico costringere le persone a raggiungere un accordo e avere un'opinione unica. 2 anni fa, dietro pressioni delle prime attiviste che avevano avviato la campagna, è stata posta una domanda diretta al sovrano, al re dell'Arabia Saudita. E lui, cercando di sviare la risposta, ha detto: non si tratta di una questione religiosa, non c'entra la religione, ma si tratta di una questione sociale. Quindi la società che deve arrivare pian piano a ritornare a prima del 92, cioè società che prima vedeva le donne guidare e aggirarsi per il paese senza neanche un velo. Noi siamo una società che deve accettare la differenza di opinioni, fatto decisamente raro in Arabia Saudita, in modo particolare su questioni che non sono vietate da un testo esplicito del Corano o della tradizione. Altro affondo: nel caso in cui lo Stato si rifiutasse di levare il bando alla guida per le donne, chiediamo che esponga i cittadini e le cittadine le motivazioni del divieto. Non accetteremo che, invece di dare una motivazione valida, trasferisca la responsabilità alla società. E ancora, nel caso in cui lo Stato si rifiuti di levare il bando che riguarda le donne senza offrire motivazioni valide, chiediamo che alla società venga offerto uno strumento attraverso il quale esprimere la propria volontà. Anche questo è di fatto poi impossibile in Arabia Saudita, se pensate che agli uomini solo 4 anni fa è stato concesso di poter votare nelle elezioni amministrative, solo nel 2015 potranno farlo le donne, e anche le 30 donne che siedono oggi con grande notizia sulla stampa internazionale in seno al cosiddetto Parlamento saudita, di fatto non sono state elette ma sono state scelte dal re, per cui si è scelto quelle giuste, poi sono 30 contro 150, di cui anche nella questione sulla questione della guida alcune delle 30, ma non tutte 30, si sono mostrate, hanno chiesto l'autorizzazione alla guida per le donne, ma ovviamente democrazia saudita ci dice che la loro voce non conta nulla. Lo Stato, e questo è bellissimo come hanno concluso il loro comunicato, lo Stato non è né la madre né il padre e i cittadini non sono né bambini né incapaci. Ovviamente questo, scritto da donne, è decisamente un comunicato molto, molto forte e molto coraggioso. Perché cosa significa? Significa che in un paese come l'Arabia Saudita, di fatto le donne non sono persone, non lo sono ancora, ma ci sono delle attiviste che rischiando, vengono da quando è stata avviata questa campagna, si sceglie ogni 2 mesi un giorno nel quale le donne, quelle che hanno il coraggio di farlo, quelle che hanno la patente, si mettono alla guida e sfidano la polizia, e soprattutto la polizia religiosa. Questo significa anche che alcune di loro vengono fermate, prese, portate in commissariato e, se va bene, dopo qualche giorno rilasciate. Ma stanno cercando di prendere in mano la situazione. Questa immagine parla da sola, e siamo all'altro fanalino di coda, lo Yemen, dove analfabetismo, povertà e tradizioni, giustificate talvolta dall'estremismo islamico, da interpretazioni estremiste della tradizione, portano alla piaga delle spose bambine, sulla quale poi ritorneremo. Ed è, diciamo, una delle piaghe che colpisce in modo particolare lo Yemen, ma che ritroveremo purtroppo anche in un altro paese. Nello Yemen, e qui il ruolo della comunità internazionale, non esiste un'età minima legale per poter contrarre il matrimonio, sia per i ragazzi sia per le ragazze. Per cui a qualsiasi età le bambine possono essere date in sposa, vendute praticamente per una donna, perché qui entra il fattore economico. Purtroppo poi ci sono degli imam che hanno emesso delle fatwe che, contandosi sull'esempio del profeta che aveva sposato una bambina, 7-9 anni, autorizzano l'islamicità di questo atroce comportamento. Di recente
il ministro dei diritti umani yemenita a fronte di un'altra campagna che vedremo più tardi, che è una donna, si è sbilanciata e ha iniziato a dire che si impegnerà, e questa è già una novità, perlomeno iniziano a parlarne, iniziano a ammettere che il problema esiste, si impegnerà a porre un'età minima legale per il matrimonio. Ma ritorniamo al sondaggio iniziale. Di fatto noi troviamo rappresentati, al di là dell'Arabia Saudita e dello Yemen, che sono i casi più disperati e scontati però, di fatto troviamo tre paesi che sono rappresentativi di quel processo di democratizzazione in Medio Oriente iniziato con l'Iraq e che poi di recente è diventata la cosiddetta primavera araba. L'Egitto, che rappresenta, come metto, il presente, rivoluzione, cosiddetta rivoluzione conclusa o che sta volgendo ad un futuro che potrebbe essere migliore, vedremo, e ovviamente la Siria, perché è un paese dove la rivoluzione è in fieri, dove i diritti umani di chiunque sono a repentaglio. Ci soffermeremo soprattutto su Iraq e Egitto, e soprattutto sull'Iraq, che è un paese del quale non si parla più. In Iraq sta succedendo il finimondo a livello politico, ma non solo. Egitto, facciamo un passo indietro, affrontiamo il paese del presente. Aprile 2011, ovvero due mesi dopo l'avvio della cosiddetta rivoluzione del Loto, quindi dopo la cacciata di Mubarak, Mona Tahawi, che è una giornalista egiziana che vive tra l'Egitto e gli Stati Uniti e pubblica moltissimo in lingua inglese, scrive su Foreign Policy un articolo di 9 pagine che aveva dato anche la copertina a Foreign Policy, un articolo perché ci odiano, e ovviamente il soggetto sono gli uomini. E Mona Tahawi, anche qui in maniera molto coraggiosa, denuncia: ma quando più del 90% delle donne sposate in Egitto, compresa mia madre e 5 delle sue 6 sorelle, hanno subito la mutilazione genitale in nome della modestia, allora dobbiamo sicuramente darci tutte alla blasfemia. Quando le donne egiziane vengono sottoposte a umilianti test di virginità solo per aver parlato a voce alta, non è il momento di stare zitte. Quando un articolo del codice penale egiziano afferma che se un marito ha picchiato la moglie per buoni motivi, quest'ultima non può ottenere nessun risarcimento legale, allora che il politicamente corretto vada all'inferno. È una denuncia forte, tutto l'articolo è una denuncia molto forte, la situazione nel suo paese, che ovviamente la situazione che lei conosce meglio. Questo è un graffito, uno dei tanti graffiti che si trovavano sui muri del Cairo a seguito della rivoluzione, e è significativo perché abbiamo una donna che sembra una antica egiziana al tempo dei faraoni, comunque con il velo, e la scritta è il taharush, ovvero no alle molestie sessuali. Questo graffito ci fa capire che in Egitto il problema è duplice, ma come in tutto il mondo islamico in generale. Si tratta di una tradizione culturale e sociale alla quale si va a sommare il carico della interpretazione religiosa, e la Sharia da questo punto di vista apre un varco molto, molto pericoloso alla sottomissione, alla violenza nei confronti delle donne, e perlomeno alla discriminazione. Questo è uno studio che risale al settembre dell'anno scorso e riguarda le molestie sessuali in Egitto, e questo studio dà una cifra molto preoccupante e che deve far riflettere. Ovviamente si parla di molestie sessuali di vari livelli, dalle più banali per strada alla violenza vera e propria,
E dove si stabilisce che circa il 99,3% delle egiziane ha subito molestie sessuali. Dicembre 2013, negli anni ripieni del post Mubarak, dopo l'allontanamento di Mohamed Morsi, il presidente islamista, si rielabora una nuova costituzione. Una nuova costituzione che è stata approvata dal referendum lo scorso gennaio. Teniamo presente che quando parliamo sia di elezioni che di referendum, a vincere è sempre di fatto l'astensionismo, l'affluenza al referendum costituzionale si è attestata sul 34%, per cui mi è stato chiesto molto spesso quando presentavo questi dati e il dato precedente diceva: ma com'è possibile che ci sia il 99% di molestie sessuali, ci sia questo attaccamento, diciamo, alla discriminazione della donna, e poi si approvi una costituzione di questo genere? Perché di fatto poi a votare sono le classi medio-alte, è una minoranza a votare. Teniamo presente che Morsi è stato eletto con 23 milioni di voti e la petizione che ha portato poi al suo allontanamento, questa petizione popolare, ne ha raccolti 30 milioni. Quindi queste sono sempre delle sfumature da tenere presente quando si parla di questo mondo, perché è bello parlare di democrazia, ma la democrazia bisogna anche impararla, e quando l'astensionismo è così alto bisogna riflettere. Comunque, diciamo, la nuova Costituzione, che pur mantenendo un articolo 2 dove si dice l'Islam è la religione di Stato e la Sharia è la fonte principale della legge, si elabora all'interno di questa Costituzione, si elaborano tutta una serie di articoli che sulla carta, perlomeno sulla carta, lascerebbero ben sperare per quanto riguarda la condizione della donna. Primo fra tutti l'articolo 11, che è un articolo straordinario, un articolo, quando l'ho letto, non credevo ai miei occhi, perché di fatto afferma degli impegni da parte di chi ha steso la Costituzione decisamente strabilianti per uno Stato che si fonda sulla Sharia, ovviamente. Lo Stato si impegna a garantire l'uguaglianza, quindi non si parla di complementarietà come era stato tentato di fare in Tunisia da parte dei Fratelli Musulmani, si parla di uguaglianza pure tra donne e uomo in tutti i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali, in base ai principi previsti dalla Costituzione. Lo Stato si adopererà per assumere misure volte a garantire alla donna una rappresentanza adeguata, parlavamo di quote rosa, nelle assemblee rappresentative, in seno ai limiti previsti dalla legge, così come garantire alla donna il diritto di assumere incarichi pubblici, incarichi amministrativi di rilievo nello Stato, nelle altre cariche giudiziarie, senza discriminazione. Lo Stato si impegna a tutelare la donna contro ogni genere di violenza e si impegna a sostenere la donna al fine che possa conciliare la gestione della famiglia e le esigenze del lavoro, così come si impegna a provvedere alla tutela e alla difesa della maternità, dell'infanzia, della donna con una famiglia numerosa, della donna anziana e delle donne più abbienti. È chiaro che questo, come altri due articoli che vedremo adesso, per il momento sono inchiostri, perché sradicare poi tutta una cultura, tutta una tradizione fondamentalmente maschilista e di stampo patriarcale non è così semplice. Bisogna partire dal basso, bisogna partire soprattutto dalla educazione, dall'istruzione, per cui non è chiaramente, sappiamo benissimo, un articolo della Costituzione, per quanto importante sia, possa cambiare l'Egitto dall'oggi al domani. A questo articolo, che è più, secondo me, il più importante, si affiancano l'articolo 6, che è un altro unicum nel mondo islamico, dove si afferma la nazionalità egiziana è un diritto di chi nasce da padre o da madre egiziana. In tutto il mondo arabo islamico la nazionalità, così come la religione, viene trasmessa solo dal padre.
Qui invece, per la prima volta, abbiamo la madre che può trasmettere la nazionalità, e questo sarà ovviamente automatico. L'articolo 60. Il corpo umano è sacro, chiunque attenti alla sua integrità, chiunque lo mutili, e qui il riferimento alle mutilazioni genitali femminili è evidente, lo sfiguri, sarà punito dalla legge. Quindi questa nuova Costituzione, qualche passo in avanti, teniamo presente che è una Costituzione che è nata per opporsi all'estremismo islamico. È una Costituzione che nel preambolo fa un riferimento alla Vergine Maria. Quindi è una Costituzione che ha il suo quid, ma nasce contro, non per. Adesso bisogna farla diventare per nell'applicazione. Ma ci sono diciamo, dei segnali. Di recente, lo scorso dicembre, abbiamo avuto in Egitto l'elezione, quindi l'elezione, non la nomina, a capo del sindacato dei medici egiziani, che da 28 anni era nelle mani dei fratelli musulmani. Abbiamo avuto l'elezione di una donna copta, che tra l'altro di recente ha puntato i piedi, aveva rassegnato le dimissioni perché il governo secondo lei non la sosteneva nelle riforme. Fortunatamente è tornata indietro, l'hanno convinta e il governo ha iniziato a prendere delle misure per quanto riguarda la sanità, che è l'altro aspetto delirante in Egitto come educazione, ed è stato proprio il governo che ha trascurato, il governo di Mubarak all'epoca, che aveva trascurato tutti questi aspetti, a praticamente dare in pasto ai fratelli musulmani la maggior parte della popolazione che resideva nei villaggi egiziani, proprio perché i fratelli musulmani arrivavano e davano, unitamente alla loro ideologia, il pane, l'istruzione e anche l'assistenza sanitaria. L'altro passo in avanti, ancora più recente, è di una ventina di giorni fa. A capo di un partito liberale egiziano, il partito Adustur, il partito di Mohamed Baradei, cambio della guardia, ed è stata eletta, anche qui eletta, Hala Shukralla, anche lei donna, ancora una volta copta. Tutte e due, le due donne sono accomunate da un'azione molto intelligente. Tutte e due hanno una storia di attiviste, di lavoro sul campo. Quindi sono quelle donne che sono arrivate a scalzare i fratelli musulmani partendo dagli stessi presupposti, dallo stesso tipo d'azione, e sono state elette comunque. Quindi anche questo è una piccola, rappresenta una piccola luce in fondo al tunnel. La Siria è sulle cronache di tutti i giorni, per cui poi insomma, la posizione del regime che non prende, ovviamente è impegnato a stare in piedi e a combattere quella che è diventata ormai una guerra globale, non è più una guerra civile, dove abbiamo europei che purtroppo sono ormai 11.000 che si sono recati in Siria a combattere il jihad, la questione dei diritti umani, diritti della donna, diritti dei bambini, diritti delle minoranze, sono un allarme più che russo. Quindi la Siria meriterebbe tutto un discorso particolare. L'Iraq è il paese che a me interessa di più, perché, come vi ho detto prima, è un paese del quale non si parla. Quindi è un paese dove, siccome non ci dicono niente, dovrebbe andare tutto bene. Ma c'è un altro ma. E qui partiamo da quello che dice il sondaggio cui avevo fatto riferimento all'inizio. E proprio il caso dell'Iraq ci dimostra come questi sondaggi molto spesso siano veramente scollati dalla realtà. Questo sondaggio intervista, cioè riporta delle dichiarazioni di un attivista per i diritti umani, si parla di violenza fisica, si parla di delitto d'onore che non viene perseguito oppure viene perseguito con delle attenuanti,
Questa è la scheda del sondaggio in questione, che fornisce per ogni paese una scheda di questo genere. E il riferimento è molto pratico, perché dal numero di donne in politica, mi raccomando, zero. Donne, il ruolo delle donne nella società, nell'economia, e fa riferimento sempre al CEDAW, la Convenzione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite, che anche l'Iraq, così come l'Arabia Saudita, ha firmato, a patto che non contravvenga la Sharia, ovvero come se non avessero firmata. Cioè, l'Arabia Saudita proprio ha messo la firma e ha subito detto che non applicava, perché quando si appone la postilla a patto che non contravvenga la Sharia, la donna vale la metà dell'uomo, per cui siamo da punta a capo. Altri paesi invece, come l'Iraq, hanno delle riserve su questioni particolari, e qui si fa riferimento alla questione della cittadinanza, per cui la cittadinanza e la nazionalità vengono trasmesse solo dal padre, l'uguaglianza nel matrimonio e quant'altro, tutto ovviamente che ha un riferimento al legame con l'Islam. Che cosa sta accadendo? Allora, nel 59 in Iraq viene varato un codice dello statuto personale chiamato unificato, ovvero che valeva per tutti i cittadini iracheni a prescindere dall'appartenenza al sunnismo o allo sciismo. Quindi in nome dell'essere cittadini iracheni valeva e si doveva rispettare questo codice. Codice che per il momento è ancora in piedi, ma a fine dell'anno scorso il ministro della giustizia iracheno, sciita conservatore, propone di introdurre solo per i cittadini sciiti un codice, lo statuto personale ad hoc. Non siamo ancora arrivati all'approvazione, ma siamo molto vicini, e ovviamente gli attivisti e le attiviste soprattutto sono davvero scatenati su questo. Ma qualcuno di voi ha sentito qualcosa? Nulla, non se ne parla. Ed ecco qua il confronto. Codice dello statuto personale del 59, l'età minima per il matrimonio a 18 anni, sia per uomini che per donne. L'età minima nel codice proposto, sciita, del matrimonio per i bambini 15 anni, per le bambine a 9, con la possibilità di scendere al di sotto di queste soglie su richiesta dei rispettivi guardiani, dicasi il padre o il nonno. Torniamo al codice statuto personale 59, si impediva il matrimonio forzato, dall'altra parte nel nuovo codice sciita non se ne parla assolutamente, si obbligava nel 59 alla registrazione del matrimonio, e la poligamia nel codice personale del 59 era consentita solo previo consenso del giudice. Questo significava che la poligamia era limitata a casi eccezionali, cioè nel momento in cui la moglie non è fertile, nel momento in cui la moglie è gravemente malata, ma c'erano dei limiti ben precisi. Nel nuovo codice del 2013 abbiamo: la donna non può uscire di casa se non previo consenso del marito. Andiamo in Arabia Saudita e siamo in Iraq, però il marito ha diritto di avere rapporti sessuali con la moglie a proprio piacimento, per cui si giustifica la violenza all'interno del matrimonio, e la poligamia è consentita. Ancora un confronto: il codice dello statuto personale del 59 stabiliva che un iracheno musulmano, diciamo conseguenza diretta delle regole del diritto islamico, può sposare una non musulmana, mentre non era valido il viceversa, perché sappiamo che il diritto islamico, trasmettendosi la religione attraverso il padre, non consente il matrimonio tra la musulmana e il non musulmana, a patto che il non musulmano diventi musulmano. E questo sappiamo accade ancora in Italia per i matrimoni civili, dove abbiamo alcuni gli stati islamici che chiedono, per concedere nulla osta, chiedono la conversione, il certificato di conversione del marito. Nella proposta di codice sciita del 2013, un iracheno musulmano può contrarre con una non musulmana solo un matrimonio temporaneo. E questa è una tipologia di matrimonio
tipicamente sciita, è un matrimonio. Che cos'è il matrimonio temporaneo? Voi sapete che nel diritto islamico, quanto abbiamo parlato di matrimonio al Comitato per l'Islam Italiano, è un contratto stilato davanti a un notaio. E nel caso del matrimonio temporaneo si dice è un matrimonio che inizia oggi, da consumarsi entro. Quindi può essere entro 2 mesi, 1 anno, 2 anni, come avviene in Iran, è anche lo strumento che evita la condanna per prostituzione, e si contrae un matrimonio per 2 ore, di modo che l'atto sessuale avviene in ambito legale e poi ciascuno per la propria strada. Ma siamo, la cosa incredibile è che siamo nel 2013 e si vuole fare un passo indietro su una porzione considerevole della cittadinanza irachena. E il discrimine è soprattutto nei confronti delle donne, chiaramente. E qui faccio riferimento ad un autore, a un politico iracheno sciita del secolo scorso, Mohammed Fadel al-Jamali, un grande politico iracheno, un ministro che è stato ministro dell'interno, ministro degli esteri, ha assistito alla nascita della Lega Araba, è stato uno dei più tenaci nemici della nascita dello Stato di Israele, perché era l'uomo del suo tempo, ma una persona però, a prescindere dall'aspetto antisionista, molto aperta. Lui era anche un educatore, aveva una formazione da pedagogo, è studiato negli Stati Uniti, e lui racconta nelle sue lettere dal carcere al figlio come si era sposato con la madre. Lui, la madre la conosce, è un'americana che conosce durante gli studi, lui sciita, proveniente tra l'altro da una famiglia conservatrice, fronte, diciamo, quelle che sono le regole dell'Islam generale, non dell'Islam sciita, contrae matrimonio davanti a un notaio con l'americana cristiana, si reca da un giudice sciita per registrare il matrimonio. Questo avveniva negli anni 20, quindi prima del codice del 1959. Il giudice sciita dice: no, assolutamente, tu non puoi contrarre, io non posso registrare questo matrimonio perché lei non è musulmana. E allora Mohammed Fadel al-Jamali racconta al figlio che a un certo punto nessuno sapeva se lui fosse sunnita o sciita o quant'altro, non c'era sulla carta d'identità, sui suoi documenti. Fa finta di essere un sunnita, si reca dal giudice sunnita e riesce a registrare il proprio matrimonio senza far convertire la moglie americana. Questo avveniva negli anni 20, poi c'è stato il miglioramento nel 59 e adesso nel 2013 il signor Mohammed Fadel al-Jamali, se fosse ancora vivo, non potrebbe più sposare la propria moglie americana. Qui, e anche qui è partita ovviamente una campagna, e il comunicato degli attivisti dice: i partiti islamici settari vogliono imporre la propria autorità agli iracheni. Sin dal primo giorno in cui sono giunti al potere con il sostegno delle forze di occupazione americane, si sono prefissati di marginalizzare le donne. Quindi ci ricorda che al potere ci sono dei partiti islamici conservatori, in questo caso sciiti. Ma questa affermazione non vale solo per l'Iraq, perché nel momento in cui a primavera araba, cosiddetta primavera araba inoltrata, dopo le vittorie in Egitto e in Tunisia dei fratelli musulmani, che cosa accade? Accade che la dirigenza dei fratelli internazionali, dei fratelli musulmani, emette un comunicato in cui si dice chiaramente che
la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne non è islamicamente corretta. Quindi facendo capire chiaramente che il diritto islamico non è il diritto universale. E questo è accaduto nel marzo 2013. Quindi il mio commento è che se certi sondaggi fossero fatti più con la testa che per diciamo i mezzi di comunicazione, forse si sarebbe dovuto sottolineare di più quanto è accaduto in nome di un Islam, in nome dell'Islam dei Fratelli Musulmani, o ecco la denuncia di quanto sta accadendo ad esempio in Iraq. Che il problema è che c'è una mancanza di conoscenza fondamentale. D'altronde, e usciamo un attimo dal mondo arabofono, ma rimaniamo nel mondo islamico, l'esempio più eclatante l'abbiamo in Turchia. Turchia che prima o poi credo che ci toccherà d'accogliere in Europa. E qui abbiamo al potere un Erdogan che fa parte di quei fratelli musulmani pragmatici, molto simili a Ghannouchi in Tunisia, che a fronte di una tradizione laica, in Turchia con tutto il retaggio di Atatürk, vogliono riportare la donna, ma gradualmente, molto intelligentemente, ad una tradizione misogina giustificata dalla religione. E infatti ecco qua l'immagine: il velo che era vietato in pubblico, nei luoghi pubblici in Turchia, entra in Parlamento lo scorso ottobre con questa deputata, ma erano tre deputate, e lo sdoganamento è avvenuto qualche mese prima con la prima immagine che raffigurava la moglie di Erdogan con il velo in un'occasione pubblica. Quindi c'è stata prima la First Lady che ha, senza una legge, di fatto la legge non è ancora stata modificata, però è stato dato il là per arrivare. Ovviamente poi il velo, il problema non è il velo, ma è tutto quello che sottende al velo. Il velo è il primo passo, è il logo, alcuni lo definiscono il logo dei partiti islamici, ma di fatto poi seguono tutte le altre discriminazioni. Veniamo al perché la Tunisia regge, la Tunisia che abbiamo trovato al sesto posto tra le nazioni dove le donne stanno meglio, regge perché c'è una tradizione consolidata, non solo di attivismo, ma proprio una tradizione culturale. In Tunisia, negli anni 30 del Novecento, Taher Haddad, un grande intellettuale tunisino, scrive la nostra donna nella Sharia e nella società, individuando ovviamente i due livelli, la Sharia, la legge divina, e la legge della tradizione e la legge sociale, ma soprattutto afferma che bisognava affrancare la donna dalla poligamia, dal ripudio previsto dal diritto islamico e gettare le basi per un'effettiva parità tra uomo e donna. Lui è praticamente il precursore, la base teorica del codice dello statuto personale che Bourguiba, a un mese dal suo insediamento, emana nel 1956. Codice dello statuto personale straordinario, perché vieta la poligamia, e non solo la poligamia, ma anche il matrimonio tradizionale, quindi il matrimonio contratto in moschea, autorizza la donna, a differenza del diritto islamico, a poter chiedere il divorzio, a ripudiare il marito, e ha ancora qualche pecca per quanto riguarda l'eredità è ancora la metà dell'uomo, però diciamo l'articolo sulla poligamia, l'articolo sul divorzio ne fanno ancora oggi un unicum nel mondo islamico, e ha retto a tutti gli attacchi degli estremisti islamici grazie a questo documento, grazie ad una cultura che è iniziata ancora prima di Taha Haddad, alla fine 800, con altri pensatori tunisini,
E diciamo, questo è l'esempio positivo di un sostrato che può servire per arginare l'estremismo islamico e i suoi attacchi. Per concludere, andiamo a vedere qualcosa di, diciamo, partiamo dalle spose bambine, ma poi andiamo a qualche altro piccolo passo in avanti, sempre nel mondo arabo. La piaga delle spose bambine, l'abbiamo vista col codice appunto sciita che si vuole introdurre in Iraq adesso, è estrema attualità. È estrema attualità nello Yemen da sempre, può ritornare in vigore in Iraq, ma vediamo qual è la situazione. Quindi lo Yemen non stabilisce un'età minima per il matrimonio, l'Arabia Saudita non ha un codice, però considera la pubertà un'età adeguata per il matrimonio, il padre però può dare in sposa la figlia quando ritiene. Quindi il guardiano stabilisce se vuole dare in sposa la figlia a 9 anni, per esempio nel film La bicicletta verde questo accade, c'è una compagna di scuola della protagonista di 10 anni che viene data in sposa ad un ragazzo più grande. L'Iran stabilisce a 13 anni l'età minima, il Sudan a 10 e l'Iraq, l'abbiamo appena visto, si appresta a stabilire a 9 anni l'età minima per le bambine sciite. Nello Yemen si sta muovendo, ho accennato prima, una campagna a seguito purtroppo dell'ennesima morte di una bambina di 8 anni durante la notte e prima notte di nozze per una emorragia interna, ovviamente. Questo è accaduto lo scorso ottobre. Questo ennesimo evento, che è l'ultimo di una lunghissima serie, poi tanti non vengono neanche conosciuti, non vengono segnalati dalla stampa yemenita, tantomeno da quella internazionale. Una giovane yemenita, una giovane di 27 anni, lancia la campagna per salvare Warda. La giovane in questione è Nassiri. Guarda, è un nome molto diffuso in Yemen, per cui simboleggia, rappresenta, è un nome che rappresenta tutte le bambine yemenite. Ha iniziato a farsi sentire attraverso i social network, Facebook e quant'altro, e sta ottenendo. Abbiamo visto la ministra che ha iniziato a dire l'impegno a fissare un'età minima. Anche lei, in un'intervista che mi ha rilasciato, che ho pubblicato su Zenith, sottolinea la gravità della situazione e dice: dopo aver seguito numerosi casi e studiato molti rapporti a riguardo, il 20 agosto scorso ho preso la decisione di dare vita a livello personale a una campagna di sensibilizzazione. Con il passare dei giorni ho trovato molti sostenitori e molte persone che si sono unite alla mia battaglia, in modo particolare attivisti per i diritti umani e giuristi, uomini e donne. Ho quindi guadagnato la causa persone valide con esperienze in materia. L'obiettivo principale di questa mobilitazione è quello di raggiungere la gente, l'opinione pubblica, di modo da creare consapevolezza e responsabilità nei confronti del matrimonio delle bambine. Così facendo vorrei garantire il sostegno dal basso affinché si possa esercitare pressioni sul governo affinché la legge stabilisca a 18 anni l'età minima per il matrimonio e possa perseguire e punire chiunque contragga o aiuti a contrarre un matrimonio di dimora. Anche questa è una posizione decisamente forte, decisamente coraggiosa, che ha trovato il sostegno davvero di molti uomini, di molti avvocati che hanno iniziato a scrivere e a sostenerla anche dal punto di vista ovviamente legale. Un altro caso in cui una tragedia sta portando, perché non abbiamo ancora l'approvazione della legge, ad una legge a tutela dei bambini questa volta, è però la morte sempre di una bambina, Vadima, che viene uccisa a 8 anni dal padre. La sorella di 6 anni sopravvive, ed è stata lei a denunciare poi la morte della sorella e a raccontare che cosa era successo in famiglia. Il padre aveva gettato sulle figlie dell'acqua bollente, ed è stata grazie alla bambina di 6 anni che è stato ritrovato anche il corpo della sorella. Ebbene, nel momento in cui è balzato le cronache la notizia, gli Emirati, che sono, come forse sapete, uno di quegli stati che sta cercando, per motivi ovviamente economici, di interesse interno, non tanto per l'amore dei diritti umani, di fare da contraltare a paesi come il Qatar, che invece hanno finanziato e sostenuto movimenti come i Fratelli Musulmani, quindi sta cercando di arginare, sono stati i primi negli Emirati a
mettere al bando il movimento dei fratelli musulmani e mettere delle leggi che riguardano l'estremismo islamico, e hanno capito perfettamente che se si vuole combattere l'estremismo islamico bisogna iniziare dalla donna e in questo caso dai bambini. Quindi l'Emiro, nel momento in cui si ha la notizia, decide di iniziare ad elaborare, far elaborare una legge che prenderà il nome della bambina uccisa, dalla vittima, legge Wadima, a tutela dei bambini. E questa legge sarà una legge straordinaria, perché come dico nel PowerPoint, si parte dai semplici divieti di fumare in presenza di bambini, alle cose più banali, a tutela dei bambini, ma diciamo ad un certo punto parla anche di condanna e sanzioni per chi abitua e indottrina i bambini alla violenza, e anche questo ovviamente nell'ottica di arginare i movimenti legati all'estremismo islamico. E qui concludiamo con Goethe, che diceva: chi ha molto a che fare con i bambini scoprirà che nessuna azione esteriore resta senza influsso su di loro. Parliamo di bambini, bambine, e quindi di donne attraverso le quali veramente il mondo arabo-islamico si gioca il futuro, il presente e il futuro della società.